Cosa sa fare? Mai presentare un filosofo, non si metta. Bene, grazie per essere qui in Sala Corniali per questo ennesimo dialogo in biblioteca che contrassegna le attività della Biblioteca Ioppi. Come ogni mercoledì presentiamo un libro e presentiamo anche un autore. In questo caso abbiamo con noi Emanuele Franz, che tutti voi conoscete molto bene perché ha presentato praticamente quasi tutti i suoi libri qui in questa sala ormai da diversi anni. È un giovane editore, ma scrittore, saggista, poeta, filosofo, storico, di tutto e di più. E una persona che tra l'altro ci tengo sempre a ricordarlo quando lo presento, si è formato in biblioteca da autodidatta e ci tiene a questo perché appunto ha addirittura fondato una sorta di comitato per appunto coloro che laureati non sono, no? È un premio, il libro che presentiamo questa sera si intitola La storia come organismo vivente e verrà presentato dal professor Franco Fabbro, docente ordinario all'Università di Udine, anche lui un nome molto noto qui a Udine, ma non solo in campo scientifico e personalità appunto nel campo della fisiologia, della neuropsichiatria, neuropsichiatria infantile in particolare. Dopo una laurea in medicina si è specializzato in neurologia, è stato professore ordinario di fisiologia e poi dal 2006 di neuropsichiatria infantile all'Università di Udine. Ha al suo attivo, lei ho letto pomeriggio un internet, ben 245 lavori scientifici, per la gran parte pubblicati su riviste straniere, però mi piace qui ricordarlo perché con quella presentazione ormai di diversi anni fa abbiamo inaugurato col sindaco Cecotti proprio questa sala Corniali, il CHAF dai Furlan, che è una versione insomma in friulano di ricerche che il professor Fabbro aveva svolto già anni prima sul bilinguismo e la struttura, no, del nostro cervello, come il bilinguismo possa sviluppare in modo particolare, dico in parole molto povere, anche la struttura del nostro cervello. Non mi dilungo ulteriormente perché i temi che verranno trattati questa sera saranno della massima importanza. Voglio solo ricordare al pubblico, magari più curioso, che il libro si conclude con un'appendice molto molto curiosa, molto interessante, e che è la Costituzione della Repubblica dei Sapienti. Ecco, vi leggo soltanto il primo articolo, no? Principi fondamentali, la struttura è proprio quella della nostra Costituzione, quindi la parte prima sono i principi fondamentali. Articolo 1. La Repubblica dei Sapienti è una repubblica oligarchica, fondata sulla verità e sulla bellezza. La sovranità appartiene ai filosofi e agli artisti, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo primo articolo della Costituzione di Emanuele Franz mi sembra comunque una cosa ad
addirittura da dire, insomma, prima di qualsiasi altra presentazione, perché testimonia se non altro la grande capacità di creare appunto strutture mentali anche nuove che Emanuele Franza non ci ha ancora del tutto abituato a farci conoscere. Ecco, quindi nel nome di questa nuova Costituzione do l'avvio a questa presentazione. Grazie. Bene, comincio ringraziando il direttore della biblioteca di Udine che fa sempre queste belle presentazioni, anche ha ricordato tanti libri che ho scritto io e i libri anche di Emanuele. Allora, io, come qualcuno di voi saprà, ho presentato già altri due libri di Emanuele, un libro poetico e poi il libro sulla volontà, di cui ho scritto la prefazione. Perché? Perché io stimo molto, devo dire, l'intraprendenza di Emanuele Franz, e anche mi piacciono molto le persone autodidatte, no? E anche ribelli, anche ribelli, no? E quindi sulla base di questa stima e delle precedenti presentazioni, quando Emanuele mi ha chiesto di presentare il libro La storia come organismo vivente, io ho detto di sì, ma non l'avevo letto quando ho detto di sì. Poi l'ho letto e stasera dirò alcune cose e, diciamo, prima ho anche parlato con lui, gli ho detto guarda che la mia posizione non è la tua. E quindi gli ho detto, ti può far piacere lo stesso che io faccia la presentazione del libro, anche critica, oppure vuoi che mi ritiri? Lui ha detto no, sono contento che nasca un dibattito, insomma, ovviamente fra persone di conoscenza, no? A livello personale la mia stima rimane quella di prima, e quindi questa è una premessa che ho voluto fare, no? Ovviamente le cose che dirò poi saranno oggetto anche di discussione insieme, no? E questo che si fa anche nella scienza, no? Quando una persona ti individua un punto giusto, poco chiaro o un errore, uno è molto contento. Mi ricordo che con un mio docente un tempo lui mi diceva ogni errore che trovi nei miei lavori un caffè. E allora vai a cercare gli errori, perché è un errore in meno che rimane, no? Qui non ci sono errori, ci sono posizioni filosofiche differenti, no? Quindi questa è la premessa. Allora, mi è sembrato di intravedere nel libro di Emanuele Franz, La storia come organismo vivente, che ho visto una parte critica, un'analisi severa della nostra società e una parte propositiva. Allora, prima dirò alcune cose sulla parte critica e poi analizzerò la parte propositiva. Allora, egli sostiene che la storia è un organismo vivente e le sue diverse epoche sono la manifestazione di quello che lui chiama un pensiero esteso. Nella parte finale del libro elenca queste epoche e cosa rappresentano. Devo dire che una visione simile, e gliel'ho anche detto così, si trova in un grande filosofo tedesco, Martin Heidegger. Anche Martin Heidegger sostiene che le diverse epoche della storia umana sono manifestazioni dell'essere, e tutti i suoi lavori filosofici che io ho letto dagli anni 70, sono appassionato di questo filosofo molto complesso e molto discusso, perché in una prima fase, come sapete, aveva aderito al nazismo. Ebbene, tutta la sua opera è cercare di capire l'essere. Che cos'è l'essere? Che cos'è il pensiero esteso di Franz? Lui dice a Heidegger, e forse anche Franz, che l'essere si può capire solo da come si sviluppa la storia. La storia umana è una manifestazione dell'essere. E non si capisce quanto questo essere in Heidegger, e quanto il pensiero esteso, lo dirà Franz, può corrispondere a una coscienza, personale o meno, che sta al di fuori della Terra, no? O che sta in tutto l'universo, o fuori dall'universo. Allora, secondo me entrambe queste concezioni, no, del
della storia come una manifestazione di qualcosa di profondo, sono delle visioni metaforiche che cercano di dare significato alla complessità degli accadimenti. E questo è un punto. Un altro punto, Franz, e io sono d'accordo con lui, è molto critico verso il concetto di eguaglianza, no? Che voi sapete, il concetto di eguaglianza è praticamente con la Rivoluzione francese, l'illuminismo aveva pensato che fraternità e eguaglianza e libertà fossero i fondamenti. Come sapete, tutte le cose, tutti gli eccessi di tutte le cose sono sfavorevoli, sia l'eccesso di libertà, sia l'eccesso di fraternità, no? Soprattutto se obbligato, sia l'eccesso di eguaglianza. E adesso siamo arrivati, l'eguaglianza, quando è livellamento delle differenze, è un flagello politico, culturale ed economico della nostra epoca, secondo Franz, e io sono d'accordo, ossia l'eguaglianza è una... bisogna intendere che oggi, se è livellamento, è un aspetto non positivo. Dagli anni 50 in poi, lui dice in un suo capitolo, è in atto un livellamento delle polarità, anche simboliche, uomo-donna, alto-basso, destra-sinistra, tutto livellato, ossia si cerca di quindi eliminare le differenze. Un tema centrale del libro è dunque, sviluppato soprattutto negli ultimi capitoli, è la questione del tempo, no? Che è collegata con la storia. Bene, Franz sostiene che il tempo è un organismo vivente, no? Ma chiediamoci, no? E io mi sono anche chiesto, che cos'è il tempo? Nessuno lo sa, non si sa che cos'è il tempo. La scienza misura il tempo, ma non sa che cosa sia. Per esempio, Einstein ha sostenuto che lo spazio e il tempo sono collegati, e lo spazio-tempo. Ci sono varie teorie, insomma, Rovelli, un grande fisico contemporaneo che ha sbancato con un librettino che voi forse aveste visto, ha sostenuto che il tempo non è una realtà fondamentale. Il suo collega, che lavora sullo stesso argomento della meccanica gravitazionale, Lee Smalling, che è molto più dotato filosoficamente di lui, invece sostiene che il tempo è la realtà più fondamentale. Heidegger, di cui vi avevo già parlato prima, ha sostenuto che gli esseri umani non sono nel tempo, ma che sono il tempo. Il tempo sgorga dai mortali, ossia il tempo, secondo Heidegger, viene fuori solo dagli umani, non c'è fuori tempo. Le ricerche di neuroscienze, e in particolare quelle di un neuropsicologo che meriterebbe il premio Nobel, Endel Turing, indicano, un ricercatore estone che ha lavorato a Toronto, in Canada, indicano che il tempo è un'invenzione della mente umana. Solo gli umani vivono nel tempo, ricostruendo il passato, immaginando il futuro. Quindi il tempo è qualcosa di essenzialmente psichico e biologico. E in questo senso, Franz ha ragione. Il tempo è una dimensione solo biologica, solo psichica, solo umana. E aveva ragione anche Heidegger, prima, se andate a leggere un libro, Essere Tempo, ha detto delle cose nel 1927 che le neuroscienze non avevano neanche idea di cosa stava parlando. Per esempio ha detto, l'essere umano è l'unico che anticipa il tempo e anticipando il tempo costruisce gli strumenti. Tutta la tecnica umana nasce dal tempo. Se uno non ha il concetto di tempo, non costruisce uno strumento, perché non sa quando lo dovrà operare, non se lo porta presso, perché non sa che un altro giorno lo può usare. Infatti nessun animale, nessuno, si porta presso degli strumenti, neanche gli scimpanzé che costruiscono degli strumentini, loro li usano e poi buttano via, non sanno per esempio che sono mortali, solo gli umani sanno che sono mortali. Franz poi analizza, ecco, qui entriamo un po', ho dato ragione, adesso entriamo un po' nella parte critica, analizza il tema della sterilità della scienza, pagina 31-37.
sostenendo la superiorità della teoria rispetto a ciò che è empirico. Si tratta di una posizione che Franz, diciamo, prende come testimone da Platone. Platone aveva questa idea che è più importante il mondo delle idee che il mondo empirico. Questo concetto di Platone è passato in Galileo e in Einstein. No? A mio parere, questa posizione di Platone, Galileo, Einstein e Franz è sbagliata. Questa posizione idealistica che alla base, diciamo, questa posizione idealistica alla base della scienza conoscitiva e filosofica attuale non è una buona strada, secondo me. Perché, per esempio, Galileo ha sostenuto che la superiorità delle idee, che lui chiama qualità primarie, per esempio il peso, la ampiezza, la grandezza dei solidi, è più importante dei dati fenomenici, ovvero dati fenomenici sono le cose che proviamo, sapori, odori, colori, che Galileo chiama qualità secondarie. Quindi è più importante per Galileo il mondo ideale, ed ha costruito la scienza su questa base, che è il mondo che sentiamo dentro, no? Platone, Galileo, Einstein credevano in una realtà indipendente dalla coscienza soggettiva. Questa questione è molto dibattuta nella ricerca contemporanea e io ritengo che sia sbagliata. Io sono portato a credere che il punto di partenza della conoscenza è la psiche e l'individuo nella sua relazione con il mondo, e tutte le teorie, diciamo, sono come i romanzi, belle, utili, ma non vere. No, la verità è qualcosa che avviene in una dinamica più profonda, quella della vita. Un altro capitolo, diciamo, su cui sono un po' critico è il capitolo Il danno delle università. Ho scritto un capitolo Emanuele Franz, e non perché io sono professore universitario, Franz critica l'appiattimento dell'università verso una formazione eminentemente professionalizzante. Difatti, se sentite, anche il nostro rettore sostiene che all'università si viene per imparare un mestiere. Niente di più falso, no? Secondo me, e anche secondo Franz. Però Franz la porta all'estremo questa idea, no? Che deve l'università essere solo teorica e umanistica. Io dico che invece è meglio che sia mista, no? Che all'università si va per formarsi culturalmente, però c'è spazio anche per chi si forma professionalmente, ingegneri, medici. Semmai bisognerebbe, all'interno di medicina, di ingegneria, obbligare gli studenti a fare tanti corsi di filosofia, di psicologia, insomma, anche di letteratura, no? Quindi non trasformare, perché sennò ci trasformiamo in una roba, secondo me, solo teorica. E quindi io, come avete capito, per la teoria sono... È bella, però c'è anche una realtà. Poi Franz continua analizzando in maniera critica la dimensione sessuale contemporanea, la religiosità, seguono diversi capitoli sulle epoche, eccetera, finché si arriva alla parte prospettiva, propositiva, di cui il direttore della biblioteca qui ha letto un paragrafo. Qui io sono, come diceva Franz, su una prospettiva diversa, no? Propone nella Costituzione della Repubblica dei Sapienti, quindi lui propone, fa tutta una Costituzione ideale, mi ha detto, però è una parte propositiva, quindi bisogna analizzare, lui propone diversi punti particolari su cui possiamo entrare, se vuole, su cui io non sono d'accordo, per esempio il matrimonio indissolubile, e la contrarietà al divorzio, all'aborto, eccetera, però non è questi punti che mi interessano, è la proposta generale che io sono, come vi ho detto, in disaccordo. Perché? Perché
E penso che anche Chomsky, che tu citi, se leggeva a fondo il libro, era anche lui in disaccordo, perché la visione di Platone è una visione, questa Repubblica dei Sapienti, che lui aveva anche proposto, una visione teocratica e autoritaria, secondo me. E invece io ho una visione della riorganizzazione della società, in un modo che ho tentato anche di spiegare in questo libretto che è la prolusione dell'anno accademico del 2016, no? Intitolato Universalismo, istanze identitarie, e che anche analizzerò più a fondo in un libro che uscirà a settembre, Identità e violenza nella Poringhieri. Io ho una visione diversa che vi dirò fra un momento, perché le visioni teocratiche, la visione per esempio di Platone, è stata realizzata dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha cercato di realizzare con tutta una, con il filosofo Massimo, il Papa, i Vescovi, i Monsignori, eccetera, proprio quello che Platone aveva proposto. Idem l'ha fatto il Dalai Lama, idem gli Ayatollah, ossia è molto bella in teoria secondo me, ma in pratica è molto meglio la società nostra, no? Che non va bene, ma però non ha una prospettiva teocratica. No, Franzi infatti propone la costituzione di una oligarchia filosofica formata da tre classi: cittadini di primo, secondo e terzo grado, artisti di primo, secondo e terzo grado e filosofi di primo, secondo e terzo grado. Il decimo grado è quello dei filosofi, del filosofo reggente. Io invece penso che la società vada riorganizzata in popoli di 5.000 individui, autogestita, confederata in regioni, confederata a livello universale. Ogni società deve avere un popolo, una lingua, una cultura, quindi in tutte queste società gli individui devono conoscere più lingue, più culture e anche più religioni. E quindi è proprio una visione, sì. Perché questo? Perché l'unico problema di queste società è che sono violente, piccole, no? Difatti se voi vedete adesso siamo in una società globalizzata e la globalizzazione ha ridotto la violenza, anche se c'è tanta violenza, hanno fatto degli studi, adesso muoiono meno persone per atti violenti per anno per 100.000 abitanti, e c'è un libro, Pinker ha scritto un libro, Il declino della violenza, dove si dimostra questa caduta. Perché? Perché le piccole società, anche quelle arcaiche, che io propongo, sono molto violente, l'uno contro l'altro. Quindi il problema grosso nelle piccole società è risolvere la violenza. E queste piccole società sono proprio una proposta contraria a quella di, penso, di Emanuele. L'ultima cosa che dico è, in un punto, Franz, lo ringrazio per aver ascoltato, diciamo, con pazienza quello che ho sostenuto, in un punto egli dice che, io sono d'accordo, è aumentata la mediocrità, sono aumentate le idiozie, la gente parla, anche quelli che non sanno niente di nulla, in mass media, è vero, e lui anzi propone il silenzio alla una buona parte di persone, sì, sarebbe giusto, insomma. E a pagina 40 gli sostiene che fino a qualche decennio fa gli autori che desideravano pubblicare le loro opere dovevano confrontarsi con gli editori, con i revisori, insomma. E io per esempio ho pubblicato tanti libri in lingue straniere con diverse case editrici e tanti libri anche in lingua italiana con diverse case editrici, e devo dire che è stato duro questo, perché quando mandi il libro loro lo correggono, ti dicono qui non si capisce, qua bisogna... E quindi, però è stata una cosa che ho insomma è un'esperienza, ho imparato, perché tu si impara dalle cose spiacevoli, le cose piacevoli fanno tenere su l'umore, ma non si impara tanto dalle cose che... E quindi io invito Emanuele il prossimo libro a scriverlo con un'altra casa editrice, non con la sua. Grazie, a che distanza devo tenerlo, così. Che dire, grazie a tutti di essere venuti, che mi riempite
di emozione vederli sorridenti soprattutto. Grazie al direttore che ci ospita con calore ogni volta e per le belle parole che ha usato per me leggendo anche il primo articolo di questa costituzione immaginaria che ho elaborato. E grazie al professor Franco Fabbro di cuore per la sua grande intelligenza, la sua capacità di superare i pregiudizi e le ambiguità, e soprattutto per comprendere anche posizioni che non condivide. E questa è la grandezza di un intellettuale in genere di un uomo. Quando mi ha detto che c'erano delle cose che non condivideva, io in realtà mi ero preoccupato profondamente, io pensavo che ci fosse un punto dietro l'altro che non condivideva, però sentendoci abbiamo diversi punti in comune su alcune questioni. È chiaro che, come fa notare, una presa di posizione verso Platone, invece una posizione empirista, è una diatriba che non si è mai chiusa, è una diatriba storica, se possiamo dire, fra gli innatisti e gli empiristi, fra quelli che credono che c'è una verità ultrasensibile e quelli invece che ritengono che parte da noi, dal soggetto. Ma io risponderò, spero, anche a questo diverbio empiristi-platonisti. Si tratta di una prospettiva storica che il mio stesso libro ambiva a spiegare, cioè la storia come organismo vivente innanzitutto parte come una nuova teoria sul tempo che noi generalmente nelle sue varianti conosciamo o come una linea che parte dal passato e si sviluppa verso il futuro, oppure nelle sue varianti, i mistici dicono è tutto presente, in Oriente ritengono che tutto tornerà a se stesso, sono diverse teorie sul tempo. Io, col tempo, che è un concetto che mi sta molto a cuore, secondo me è l'argomento principe di tutta la filosofia, come diceva prima il professore, è l'argomento senza il quale non c'è neanche discussione, cioè è il signore di tutta la filosofia. Avevo fatto anche degli arditi propositi in altri miei libri, avevo concepito un nuovo concetto, il concetto di quarto stato temporale, che ho trattato appunto in un altro libro, per dirvi che il concetto di tempo non mi ha, come ci è stato insegnato nella filosofia, mancava sempre di qualcosa, mi sembrava come degli elementi che venivano combinati in un modo diverso, perché c'era sempre questo passato, questo presente e questo futuro. Prima c'è il seme, poi c'è il fiore e poi il fiore muore. Il mistico dice è tutto presente, cioè il seme coesiste in una certa in una dimensione con il fiore, però ci sono sempre tre elementi. Io volevo un po' forzare le cose e qui sta l'innovazione teorica, dicendo con questo quarto stato temporale che in un ipotetico nuovo sistema temporale le cose possono coesistere, cioè il seme è anche il fiore, adesso spiegherò meglio. Partiamo da come sono arrivato a quest'idea. Io amo molto l'antica Grecia, l'ho studiata e ho studiato anche come ragionavano i greci, ho letto gli studi di James Dozzi, Grecia di razionale, insomma, amo la grecità. E quando, studiando il mondo greco e anche il greco antico, mi sono accorto che per loro le azioni individuali, cioè l'agire umano, l'ethos, non veniva mosso da decisioni volontarie, tant'è che in greco antico non c'è nemmeno la parola volontà. E allora come agivano? Loro sentivano qualcosa nel petto, chiamavano il timos, che gli spingeva a fare qualcosa, delle forze esterne che gli spingevano la loro azione. C'è un passo dell'Iliade molto esemplare al proposito, quando Agamennone perde la sua concubina e per rifarsi di questa perdita ruba quella di Achille. Achille, arrabbiato, va ad Agamennone e,
e gli dice: oh, dov'è la mia concubina? Come ti sei permesso? E Agamennone gli dice: ma sono stati gli dèi a mettermi nel petto questa confusione, che sembra per il nostro occhio moderno una giustificazione, come dire, mi vuoi prendere in giro, Agamennone? E invece Achille, sentendo questa spiegazione di Agamennone, dice: allora hai ragione, è gli dèi. Cioè, non c'è un uomo volente che agisce. Quindi la struttura proprio caratteriale, quando Eraclito nel suo famoso frammento dice il carattere di un uomo è un demone, cioè sta dicendo che sono forze esterne che spingono l'uomo. Ecco, premesso questo, io mi sono chiesto, ma quando è entrato il concetto di volontà nell'uomo, se il greco non ce l'aveva? Il greco, per esempio, inventa il logos, cioè il sistema di pensiero che produce una conclusione attraverso un ragionamento, a differenza del passato, in cui si accettavano delle verità in tutt'altro metodo. Il greco, c'è questa innovazione nella storia che prima non c'era, così come nel greco manca il concetto di volontà, che sarà poi nel mondo latino, perché latino con la voluntas avrà tutto un'altra costellazione psichica. Quindi io ho pensato, come mai solo in certi momenti, in certe epoche, sembra che compaiano delle facoltà nuove, delle facoltà psichiche che precedentemente non c'erano. Sorge prima la ragione, prima dell'epopea di Gilgamesh, il poema più antico dell'uomo, sumero babilonese, non avevamo una scrittura oppure un culto. Gilgamesh rimane sconvolto dalla perdita di Enkidu e vuole cercare l'immortalità, la cerca in tutto il mondo perché non riesce ad accettare la morte del suo amico Enkidu. Abbiamo antichissimo, migliaia di anni prima di Cristo, questo poema, questa presa di coscienza del proprio essere, della morte e della vita, che anche lì prima non c'era. Poi abbiamo l'insorgere della ragione, l'insorgere della volontà. Quindi a me, io ho forzato un attimo queste mie domande e ho risposto con un pensiero laterale, cioè dicendo: ma allora forse il tempo, cioè la storia, le epoche, sono un organismo? Metaforicamente, proviamo questa metafora, che siano un organismo, il sistema nervoso i greci, con la volontà i romani, quindi il cuore, i muscoli, i babilonesi prendono coscienza dell'essere, della vita e della morte, quindi possiamo immaginare le ossa. Poi ci sono dei periodi, delle epoche storiche contraddistinte e così coerenti. Non so, per esempio, Cristoforo Colombo, che ha questa idea di circumnavigare il globo, perché non è venuta prima a qualcuno questa idea? Ma questo momento che è successo col Rinascimento, in cui l'uomo prende coscienza della propria centralità, e abbiamo il concetto di Homo Faber, Gutenberg, abbiamo un Gutenberg, abbiamo un Lutero che si oppone alla più potente istituzione religiosa del mondo, e cioè abbiamo questo uomo che si risveglia e dice: io, eccomi qua. La prospettiva è proprio a cavallo di questo periodo che nasce, cioè il punto di vista dell'uomo come centrale. Ecco, sembra che le epoche siano così contraddistinte da qualcosa di particolare che spesso e volentieri gli storici dicono: ma i tempi erano maturi, i tempi erano pronti, dovevano succedere le cose in quel momento lì. Ecco, secondo me no, è una risposta un po' affrettata, perché se questo può essere una risposta per i costumi, per che uno può influenzare il pensiero di un altro, ma ci sono dei campi dell'attività umana che non sono influenzabili né dalla politica, né dai costumi, né dalle lettere, come ad esempio la matematica. Matematica, cioè, è più rigorosa, no? È meno influenzabile il pensiero astratto dai costumi, eppure perché Gödel
Curt, un matematico, ha scoperto questo buco nella matematica col teorema dell'incompletezza proprio negli anni 30, in cui anche in tutte le altre discipline, nella filosofia, nell'arte, stava crollando ogni valore fondante, sorge il nichilismo. Quindi anche la matematica sembra viaggiare a braccetto con un determinato momento, come se ci fosse qualcosa dall'esterno che decide che qualcosa deve accadere in quell'epoca e non in un'altra. Da qui, è ovvio, io ho una visione che è dall'esterno che viene determinato l'individuo e non, ovviamente, viceversa, che è l'individuo a generare l'esterno. Ma queste due posizioni sono la differenza fra l'epoca classica, l'epoca antica, e l'epoca moderna. In epoca greco-romana l'essere, il mondo esterno, discendeva e generava l'individuo, il soggetto. Quindi il soggetto era un puntino di questo essere. Poi nell'epoca moderna c'è un rovesciamento, cioè con Cartesio, io penso, dunque sono, abbiamo una rivoluzione straordinaria che ha, si è fatta, il riverbero di questa rivoluzione si è sentita in tutto il resto dell'attività umana. Questo rovesciamento, cioè l'essere è una mia conseguenza, una conseguenza del soggetto, non sono io una conseguenza dell'essere, cioè praticamente abbiamo un movimento diverso, prima dall'esterno si va verso l'interno, dopo dall'interno si va verso l'esterno. Io non credo che il divario sia a ragione uno, a ragione l'altro, perché come ho sostenuto qui, si tratta di un movimento storico in cui fino a una certa epoca doveva essere così, successivamente doveva essere in un altro modo. I due tipi di movimenti, quando dall'esterno si va verso l'interno, succede un movimento contrattivo, no? Quando invece dall'interno si va verso l'esterno, c'è un altro tipo di movimento, un movimento espansivo. Quindi si può anche vedere nella storia intera questo tipo di ricorsività, perché per esempio io mi rifaccio anche all'architettura. E vedo che il modo di costruire i templi nel mondo greco era molto differente dal modo di costruirli in epoca romana. Come mai è cambiata questa nozione dello spazio? I greci avevano questo, vivevano all'aperto, non stavano molto dentro al tempio, anche le cerimonie religiose erano all'aperto, questi tetti altissimi aperti permettevano appunto che l'esterno entrasse dentro, perfettamente in sintonia poi con... Anche questa visione neogeologica, passatemi questo brutto termine, cioè il modo di conoscere dei greci era quello ricettivo. Cioè Platone dice la verità con l'intuizione arriva dentro di noi. È tutto consono, l'architettura, la ragione stessa, la ragione è un concetto ricettivo rispetto all'azione. L'azione emette, la ragione riceve. Quindi vediamo che è come se fosse tutto coerente. Anche l'analisi dello spazio architettonico, Maria dice come mai costruiscono gli edifici in quel modo lì in un'epoca e in quel modo lì in un altro. Per esempio abbiamo parlato che nasce la Voluntas in epoca romana e anche col cristianesimo abbiamo questa presa dello spazio interiore, dell'interiorità, che nel mondo greco non c'era, perché non c'era un soggetto così come noi lo intendiamo nel mondo greco. E quindi nasce architettonicamente questo spazio chiuso nel mondo romano, perché nasce la presa di coscienza che c'è un soggetto che si espande. E così via. L'alternanza però di questi movimenti io non la vedo fine a se stessa, perché altrimenti sarebbe, il tempo sarebbe una linea. Invece di pensarlo come una linea, figurativamente, io lo vedo più che altro come un mosaico, come un sistema, d'altra parte è una metafora, un'allegoria se vogliamo, in cui si può immaginare che uno espliti delle funzioni come il cuore, uno il sistema nervoso, uno i reni, uno il sistema endocrino. Per esempio, poi arriviamo nel 700, abbiamo questa rivoluzione francese, insorge il
la scoperta del senso di appartenenza, dell'eguaglianza, della fratellanza, proprio in quel periodo lì. Abbiamo di nuovo una facoltà nuova, secondo me, un senso di appartenenza come popolo che non avevamo mai visto prima. Ecco. Quindi io vedo nella mia planimetria 7 epoche complessive. 7 epoche complessive perché a formare la somma e poi degli organi di un ipotetico organismo vivente manca. Io, ecco, quella in cui ci troviamo oggi, dal Novecento in poi, l'ho vista come, l'ho chiamata, l'età del sogno, in cui l'uomo prende l'avvio verso questo crollo totale, che si può dire che lo stiamo attraversando da tutto il Novecento, questo crollo totale di ogni valore fondante. Ma per tornare al rapporto fra il modo che ha l'uomo di intendere lo spazio e le epoche, pensiamo solo come, sempre a cavallo di quell'epoca, 4, 5, 600, in cui abbiamo questa scoperta della centralità dell'uomo, è proprio lì che per esempio vengono inventati i primi microscopi. Cioè la presa di coscienza di uno spazio piccolo, sempre più piccolo, mentre prima nel mondo antico c'era l'essere, cioè qualcosa di infinitamente grande e vasto. E ora come mai c'è questo interesse per il piccolo spazio proprio in concomitanza con la prospettiva, con Cristoforo Colombo? Cioè, secondo me, io non accetto la spiegazione, i tempi erano maturi, perché c'è qualcosa di più, secondo me siamo all'interno di un sistema vivente, il tempo è un vivente, idem nel Novecento c'è questo crollo totale dei valori e proprio in quel momento lì c'è la divisione dell'atomo, cioè si va ancora più dentro, più dentro, più dentro, guardiamo la fisica teorica oggi è arrivata proprio negli infiniti interstizi dell'infinitamente piccolo e ha scoperto che c'è vuoto dentro, quindi è l'annientamento, e corre di pari passo questa ricerca, questa scoperta dello spazio corre di pari passo con la scoperta dell'io. Quindi cosa vediamo? Che ci sono alla fine quei 3-4 elementi cognitivi, cioè l'essere, l'io, il mondo esterno, il mondo interno, che determinano tutte le epoche in base a una variazione di combinazioni. Cioè, se dall'essere discende il soggetto o se dal soggetto si procede verso l'essere, abbiamo per conseguenza tutta un'impostazione ovunque nella letteratura, nella poesia, nel modo di intendere la vita. Quindi, secondo me, il divario platonismo-empirismo è solo un... cioè, nella nostra epoca è ovvio che tendiamo verso la nostra esperienza empirica, ma perché? Perché non è più l'epoca in cui non siamo più nel mondo greco, praticamente. Quindi io sono consapevole di essere antimoderno in tutte queste mie proposte, completamente antimoderno. Ma le deduzioni poi sono anche, come diceva Becchietti, io non avendo avuto una formazione accademica, mi permetto anche la libertà di essere, di spaziare con dire, no? E quindi prevedo anche un'epoca futura, conclusa questa, in cui l'uomo finalmente uscirà da questa epoca del sogno. Io me la prendo appunto con la, con tanti dei temi sociali oggi, come si diceva, la libertà di espressione. Io dico che prima che uno inizi a parlare di tutto quello che ha in mente, a esprimere qualsiasi pensiero che gli viene in mente, dovrebbe prima distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è. Pensaci 10 volte. Allora io ho immaginato una repubblica ovviamente fantastica, un'utopia, come ci sono state quelle di Thomas More, di Platone, ma anche, se vogliamo, ci sono state le distopie, il mondo nuovo di Huxley, cioè una fantasia ipotetica di come potrebbe essere una società futura, che è una provocazione, perché io in questa ipotetica società, per esempio, faccio in modo che un suddito, prima di potersi esprimere, deve fare 2 mesi di silenzio. Così. Emanuele,
lì c'è un regista, potrebbe girare un film su questa società, su questa repubblica ideale, no? come ha fatto nel 1984 per Orwell, no? Sì, no, devo ammettere che poi dentro... io ho questa fantasia di vedrete che ci sono tutto l'ordinamento della società, il lavoro, cioè proprio ho costruito una società inesistente, che è nella mia mente, per provocare la riflessione. Quindi ci sono appunto questi diritti che secondo me in questa Repubblica sono da conquistare, attraverso delle prove, ad esempio con la solitudine e così via, no? È una... il celibato anche, no? Il celibato. Ah sì, io poi tratto di tantissimi argomenti come anche la sessualità, il valore della castità oggi e così via, no? Che ovviamente trattando questi temi sociali nel libro sono anche ambigui, perché quando parlo del principio maschile e del principio femminile tutti mi dicono ah, ecco che parla delle donne e degli uomini, invece no, non è il principio maschile e del principio femminile. Poi magari parlo della castità e tutti pensano ecco che ci viene a dire il solito bigotto di non avere donne. Non è vero, io poi parlo della castità di intento. Le dee greche erano vergini eppure avevano dei di continuo, quindi vuol dire che la castità era riferita anche uomini, non sono lei. Quindi, poi le deduzioni sono anche un attimino, si spingono anche nella fantascienza, perché se io immagino che il tempo sia un sistema in continua interrelazione, nella mia visione, in questa teoria, il passato, che noi intendiamo passato, non è scomparso, non è morto, perché non vedo più il tempo come una linea, quindi non è che il Medioevo non c'è più, perché in questo organismo il Medioevo è un altro organo che magari sta cambiando, non è fisso lì e non c'è più e noi abbiamo il suo ricordo. Ammetto che un po' fantascientifica richiede un attimino di abbandonare i consueti modi di pensare, è un po' difficile, però io credo che tutto sia ancora esistente e che un rene come comunica con il cuore e c'è uno scambio reciproco di informazioni e uno può comunicare con l'altro e addirittura influenzarlo. Io sono convinto che, per esempio, oggi abbiamo chiamato quell'epoca il Medioevo, quest'epoca oscura, retrograda, no? Dai rinascimentali che si sono considerati appunto nuovi come uomini, ma oggi noi sappiamo che il Medioevo non è stato quello che hanno ritenuto i rinascimentali, perché sappiamo che ci sono stati pensatori, ci sono state delle scoperte, quindi è anche cambiata la nostra immagine del Medioevo in una certa misura. Io credo che il Medioevo non è che è cambiata la nostra immagine, è il Medioevo che sta cambiando e che è diverso per noi, così come è diverso per il rinascimentale, perché c'è una continua interrelazione. Ripeto, è un'ipotesi appunto un po' fantastica, ma il filosofo può permetterselo. Io ripeto che questa solita cantilena delle teorie sul tempo che sentiamo in giro è un po' noiosa a sentirmela dire, no? Quindi, in una certa misura, il futuro può addirittura modificare il passato. Ecco, in tutto questo organismo vivente c'è un sistema nervoso. I greci, gli inventori della ragione. E quindi, per quello io do tanta predominanza, tanta importanza al mondo greco rispetto a tutte le altre epoche, perché è lui, il mondo greco, la grecità è il cervello di tutto l'organismo, di tutto il tempo, e che è ancora vivo e quindi secondo me sta ancora comunicando. Magari la nostra immagine della Grecia sta cambiando perché da lei arrivano altre informazioni a noi, e io credo che se ci sia appunto un'uscita da questo quest'epoca oscura, io
che poi è necessaria, perché tutte queste fasi non è che sono un male, non è un male appunto l'empirismo, non è stato un male questa rivoluzione francese in cui l'uomo ha preso coscienza del popolo, come fa un rene a essere un male o il fegato a essere un male, è tutto necessario nel più ampio. E quindi questa mia visione, vi rendete conto che mi fa anche uscire da qualsiasi dogmatismo, da qualsiasi modo di dire ho ragione io, perché io vedo che tutto ha un senso e una precisa ragione in un'epoca storica in cui compare, perché appunto una mano non è meno necessaria di un piede. Però se quest'epoca in cui l'uomo scopre, cioè si sta disintegrando, che io paragono all'apparato digerente nel mio organismo, allo stomaco, perché scompone, divide, oggi non sappiamo più cos'è un uomo, cos'è una donna, ci vengono a dire che un uomo potrebbe sentirsi come una donna, e quindi abbiamo grazie. Ma in genere in tutto, però non è, ecco che noi, io, anche se sono antimoderno e sono contrario a questo crollo totale, lo reputo comunque necessario, perché è una fase disgregativa in cui tutto si fonde insieme, come peraltro fa lo stomaco, l'apparato digerente, scompone negli elementi per poi ricomporli. Quindi per me è una fase necessaria per un'ultima fase, quindi il tempo non è più, non ha più questa visione, come dire, scatologica finale, come era intesa nel passato, ma c'è una completezza, ecco, una maturità di questo organismo che io vedo prima o poi arriverà quest'epoca in cui l'uomo avrà preso coscienza di tutte le proprie componenti, perché l'uomo è, ha volontà, ha coscienza, ha un senso del popolo, quindi senza, ecco, sarà equilibrio. Non più uno dice siamo tutti uguali, siamo tutti diversi, ci sarà finalmente un equilibrio, ovviamente è una speranza la mia che questo tempo arrivi a questa maturità. In questa speranza parabolica io immagino appunto una fantastica repubblica come potrebbe essere nel futuro. Quindi, per rispondere al professor Fabbro, sono platonico in una misura, sono empirista in un'altra, e quindi andiamo comunque d'amore e d'accordo. Si riposa, a me viene voglia di leggere altri articoli di questa Costituzione per così farvi capire fino a che punto anche la visionarietà di Emanuele Franza può arrivare. E, per esempio, ecco, mi è piaciuto molto l'articolo 21, quello sul valore del dono. Provo a leggervi le prime righe, poi su altre cose invece, per esempio sul ruolo della donna, come diceva anche il professor Fabbro, il matrimonio, l'indissolubilità del matrimonio, beh, insomma, forse ci potrebbero essere delle punti di vista diversi, ma comunque guardiamo un po' al dono. Articolo 21. La Repubblica ha per massimo valore il dono e l'ospitalità. Il suo ideale finale sarebbe abolire, almeno nelle classi più alte dei filosofi massimi, lo stesso mercato. L'aiuto reciproco e disinteressato dovrebbe essere l'inclinazione di ogni cittadino e suddito. La Repubblica non potrà premiare né tributare in ricchezza e servizi il dono, poiché esso deve essere silenzioso e gratuito, senza che comporti plauso e guadagno. Tuttavia la Repubblica punirà severamente comportamenti egoistici verso i bisognosi. I funzionari dell'ordine, trovando un uomo a elemosinare, potranno indagare ed eventualmente punire tutti quelli che direttamente nelle vicinanze o collegati a lui non lo hanno aiutato o ospitato.
chi ha lasciato un sofferente dormire al freddo e alla fame, con la sua dispensa piena e la casa spaziosa, verrà punito severamente, nella stessa proporzione lasciandolo al freddo e alla fame. L'ospitalità è sacra e tale deve essere garantita. E qui concludo l'ultimo capo, l'ultimo comma, per cui il domicilio è privato e intimo, non violabile, solo nella misura in cui la ricchezza personale e i beni propri non tolgono il minimo per vivere a nessun altro. Ecco, un commento a questo articolo. Sì, è una società in cui sembra contraddittoria, perché da una parte si vede che io abolisco le più elementari capacità dei cittadini, per esempio suddiviso in 10 classi, uno viene al mondo, è cittadino, ma non può esprimersi pubblicamente in questa, a meno che non attraversi un periodo di silenzio e di solitudine. Quindi vediamo questa imposizione che si può, potrebbe a pieno titolo dire totalitaria, che impone ai cittadini e gli toglie ogni scelta, ma questo concetto di libertà è a volte frainteso, abusato, perché è un po' il discorso quando uno sale una montagna deve darsi dei limiti, deve faticare, deve imporsi delle limitazioni. Quando uno deve scrivere la Divina Commedia in n casillabi deve avere delle limitazioni, cioè la disciplina e delle regole non sono una schiavitù, sono il presupposto di una più alta libertà. Egualmente, quando io parlo anche qui nella Repubblica della castità, che io intendo anche come rettitudine, ma anche come attesa, oggi è la stessa cosa che avviene nel pensiero, nell'espressione, oggi ci viene un pensiero in mente e dobbiamo dirlo a qualcuno. È la stessa cosa, uguale, vediamo una ragazza, noi oggi le relazioni umane sono fatte così, si cambia una ragazza come cambiare i calzini, è tutto impregnato solo sul corpo, su questa fruibilità, ma perché? Perché uno non sa aspettare, no? Aspetta così, come se uno accende un fiammifero, si muore subito il fiammifero, se uno coltiva un po' il fuoco con buttando della legna, con pazienza, con cura, perché oggi questa libertà sì, è come accendere dei fuochi fatui, no? Invece, quindi questa Repubblica sembra contraddittoria, perché da una parte impone con la forza, dall'altra ha al massimo rispetto dei deboli, ma anche, per esempio, sembrerà una cosa lì fuori dal tempo, la Repubblica punisce le più semplici mancanze di parola fra i cittadini. Uno dice ci vediamo alle 3, quello arriva alle 3:30, arrivano i gendarmi della Repubblica e ti puniscono severamente. Cioè, sì, uno dice ma come dare importanza a queste cose? Quando nel mondo greco facevano un patto, le persone erano convinti nella loro religione che il fatto stesso di stringersi la mano generasse un essere vivente, una sorte che la chiamavano una morra, cioè erano convinti che si generasse un vivente. Infatti c'erano le rinni, testimoni della parola data fra due persone, se uno non la manteneva arrivava. Quindi dovremmo un attimino rivalutare, se immaginiamo che io do una parola a qualcuno e creo un bambino, e se vengo meno a questa parola muore un bambino, cambia il nostro modo di approcciarsi alle cose con questo sistema. Quindi non è da pensarla, è ovviamente da pensare come una provocazione per pensare questa Repubblica fantastica e spezzare un attimino il modo in cui siamo abituati a pensare. Prego. Allora, lei deve pensare questo dei greci, la civiltà greca è finita, no? Questa rigidità e la serendipity che ci fa andare avanti, cioè un qualcuno che aveva dato la mano a un altro per dirgli mi vedo alle 3, ecco, quello non lo dovevi fare, hai capito? Ecco, c'ha l'occasione di vincere $1 milioni da un'altra parte e non è andato all'appuntamento che pure aveva stipulato, va bene? Poi volevo dire qualche cosa subito sul primo articolo che ho sentito all'inizio,
dove lei parla di verità. Ah, santo Dio. Per favore, lo cancelli e magari scriva conoscenza. Avete una penna? Lo cancello. Adesso, adesso le leggo un passo. Gli ebrei, sappiamo tutti, penso che sia ormai assodato, sono le persone più intelligenti che esistono al mondo e adesso stanno per essere un po' rincorsi dagli indiani, va bene? Altra gente molto intelligente. Da dove viene l'intelligenza degli ebrei? Dalla Bibbia ebraica. Allora, scusate, la Bibbia ebraica non c'ha una parola di verità, non ne ha una, neanche una. Ma lì sta il suo valore. Non avete ancora capito, cari signori, che è la menzogna che fa andare avanti il mondo, non la verità. Perché se io ti dico una verità assoluta, tu cosa fai? Puoi solo accettarla. Invece mi risulta da qualche lettura che una menzogna la puoi girare in nove maniere differenti. È questa che ti dà l'apertura, è questa che è la nostra civiltà. L'articolo capito? Era sulla ricerca della verità. Va bene, e la ricerca della verità non ti serve, oppure volevo dire, ecco, la ricerca potrebbe, però meglio passare a conoscenza, direi, che è abbastanza vicino, va bene? Perché qui adesso vi dico, qua è un altro Elie Wiesel, un altro ebreo con la testaccia grossa, va bene, che parla degli assidici, che è la sua cultura. Gli assidici sono quasi tutti morti nei campi di concentramento, ragazzi. Gli assidici, gente povera, che il fondatore diceva addirittura: ho bisogno della povertà. Vi rendete conto? Questo è il terribile, va bene? La terribile verità. Capito? Ecco, allora, questo qua, Elie Wiesel, sento ancora la voce di mio nonno. Qualcuno ti dirà, messo tra virgolette, no? Qualcuno ti dirà naturalmente che questa o quella storia non può essere obiettivamente vera. E allora un assid obiettivo non è un assid, dice. Aveva ragione. L'appello lanciato da Balsentov, il fondatore di questa nel 1700, era un appello alla soggettività, all'impegno passionale. Le storie che lui raccontava, o che mio nonno raccontava su di lui, si rivolgono all'immaginazione, quella che lei ne ha tanta ed è benedetta. Va bene? Ecco, perché non so solo la critica, questo è benedetto da parte sua. Allora, finisco rapidamente, direttore, finisco rapidamente, perché sennò qui viene la nemesi storica, poi se non riesco a finire. Tentano a dimostrare che l'uomo è più di ciò che sembra essere, che è capace di offrire più di quanto sembra possedere. Sezionare queste storie, come fanno, io sto parlando anche con i preti qua a Udine, pensano di sezionare la Bibbia o i Vangeli. E allora cosa dice questo invece molto saggio? Sezionare queste storie, come sezionare la Bibbia o i Vangeli nostri, significa sminuirle. Giudicarle significa distaccarsene e falsarle. Si perde più di quanto si guadagna. Cioè il valore è nel mistero. Grazie. Il signore è un autodidatta che vive qui in biblioteca e si forma con i libri della biblioteca, un po' come è successo in Emanuele. Io lascerei se qualcuno vuole fare qualche intervento. Quanti? Uno alla volta. Allora, volevo semplicemente chiedere, tutto questo, lei parla quindi del tempo quindi non lineare, sì, ed è quindi della storia come di un organismo, quindi di qualcosa in cui tutto è correlato, tutte le epoche, diciamo. Se sì. Poi ha ancora senso parlare di epoche, poi nel momento in cui... Di organi, ecco, sì, che però lei insomma identificava in determinate epoche. Sì. Ecco. Ma in tutto questo non ho capito dove pone la, diciamo, la coscienza. Nel senso,
Sì. Nel senso, perché per come la vedo io adesso, quello che il suo discorso mi ha fatto venire, in mente in certo modo un libro che ho letto, che è Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, che in cui il protagonista praticamente passa l'intera sua vita in un libro che idealmente non ha fine. In cui il protagonista si ritrova a svegliarsi in momenti diversi, in episodi diversi della sua vita, in continuazione. Da giovane a vecchio, da vecchio a giovane, dal momento della morte al momento della nascita. Molto affascinante. In continuazione. E ho ritrovato in questo, in qualche modo, quello che diceva lei riguardo agli organi, alle epoche, alla correlazione e diciamo all'unitarietà, in qualche modo, posso usare questo termine? Sì, sì, sì. In tutto questo, quindi, c'è una coscienza che si esprime, c'è una coscienza grande che si esprime. Beh, allora, quando abbiamo iniziato tutto, all'inizio del discorso, il direttore, mi pare che appunto ha usato l'espressione pensiero esteso, che è un concetto sul quale appunto io sono partito nello scrivere questo libro, che però do per scontato, perché su quel concetto lì ho scritto un libro di 315 pagine, ci ho lavorato 8 anni, e che tratta l'argomento conscio-inconscio, e anche lì conio il concetto di pensiero esteso per descrivere un'attività cognitiva esterna all'uomo, esterna agli uomini, esterna alla società, e che appunto, però non è, come dire, da banalizzare la coscienza cosmica, l'inconscio collettivo, è un concetto nuovo sul quale, insomma, dovrei fare un'altra conferenza per spiegarlo praticamente. Comunque la risposta non è contenuta in questo libro, ma in un altro che... Ma mi permetto di ampliare, cioè di estendere un pochino. Ma quindi io in questo momento sono un uomo contemporaneo, rinascimentale, preistorico e via avanti nello stesso momento? Ma io dicevo che all'inizio che noi siamo non più che vivere, siamo vissuti. Quando, per tornare a Eraclito, come mai quest'epoca è contraddistinta da questo preciso modo di essere? E io immagino che ci siano appunto dei nuclei concettuali sovrastanti che vivono in noi come i demoni dell'antichità, cioè noi siamo vissuti, quando noi diciamo io vivo è una costruzione grammaticale inesatta, perché non c'è nessun io, no? Siamo una sommatoria di tendenze, aspirazioni appunto, che ci sono in quest'epoca ma non in un'altra, e quindi per me siamo vissuti da qualcun altro. Posso cercare di capire meglio, nel senso che adesso, così come mi dice di primo impatto, mi sembra che un po', nel senso, lei dice siamo vissuti, quindi noi in qualche modo siamo un contenitore che in qualche modo realizza, in qualche modo ha una coscienza, per cui si rende conto di essere vissuto, ma che non ha, perché in qualche modo ci sarà in qualche modo una coscienza individuale o di specie, collettiva o qualcosa, no? Ripeto, io ho dedicato 315 pagine alla risposta di questa domanda, e sarebbe un po' lunga rispondere, ecco. Sì. No, ma ci sentiamo, ovviamente ci possiamo sentire per approfondire insieme la cosa privatamente. Ci sentiamo. Dopo ti lascio il mio biglietto. Altri che vogliono intervenire? Sì, signore dottore. Sì, sono parole, dico anch'io con il treno, perché ho sempre sostenuto molto questo ragazzo, se non altro perché vive in mezzo ai monti, vicino a un convento, delle Clarisse, quando parla di castità penso che ne sappia qualcosa quanto loro, a parte che mi dice che con una Clarissa almeno la prega, si confronta, certa Daniela, non so che si... E,
Quindi direi che un giorno scriverà un libro come Georges Bernanos, che ha scritto, grande scrittore francese, Dialogo delle Carmelitane, lui mi scriverà Dialogo con una Clarissa. Detto questo, però, sì, non è che lui sia castonato, però non so, soffre la castità, però la pratica, mi sembra. Quanto al professor Fabbro, devo dargli un saluto affettuoso e di grande stima a quest'uomo, perché che stimo, e che stimo ancora di più dopo questa presentazione. Come vedete, l'ampiezza della visione, l'amabilità del dialogo, si sente non solo apertura, ma amabilità, che è un lato umano proprio. E poi la chiarezza dell'espressione. Detto questo, anche, ringrazio anche anche Romano Echied, che presenta, che permette a noi tutti di essere qui ogni mercoledì. Per fare. Quanto a questo benedetto uomo, Emanuele Franz, mi è capitato di telefonare a Milano, che dove ha portato il suo dove è arrivato il suo libro a un grande, un certo giornalista importante, di un quotidiano importante di Milano, e di dirgli: ma perché non fate? No, faremo la recensione sul libro di Emanuele Franz. Ha detto: abbiate pazienza. Io dico: ma guardate che questo è un ragazzo giovane, sì, ma vive lassù tra i monti, e passa metà giornata, almeno d'inverno, a spaccare la legna, perché deve riscaldarsi, visto che non c'è anima umana che lo riscalda, e neanche metano, perché non ha i soldini. A proposito, dopo consiglio per gli acquisti, buone le pacche e i riconoscimenti, però se prendete un libro, io ne ho presi 3 per cominciare, quindi ho dato il buon esempio, a lui servono per vivere, per mangiare praticamente, perché questa è proprio la cultura. Poi vorrei dire, il suo studio, quello che mi ha colpito in quest'uomo è che in tutti quei 15 libri che ha scritto, lui ha un'idea che segue con coerenza, ed è quello, è come una specie di Ulisse o di Livingstone che va a cercare le sorgenti di un fiume, va a cercare il principio originario da cui deriva tutto l'universo, da cui deriviamo noi, da cui deriva la nostra mente, quel principio di autocoscienza di cui parlava il ragazzo prima. E questo qui lui lo ricerca in tutte le sue opere, e mi dà l'idea che è un viaggio davvero immane che lui fa nell'universo. E che cosa ti ha preso, vorrei chiedergli, caro Emanuele, di metterti in testa di fare per noi tutti questo viaggio, tra una spaccata di legna e l'altra in un appartamentino freddo della tua moggio? Cioè, è bellissimo, mi dà l'idea che lui, in fondo, avendo cercato di scoprire qual è l'origine delle cose, il senso finale delle cose, abbia dato anche a noi tutti, anche a noi che domani andiamo a lavorare, che adesso andiamo a casa o andiamo a mangiare una pizza, aver dato una dignità, la dignità di far parte di un disegno generale, globale, che non può essere il caos. La cosa, e vi confesso anche quello e finisco, cosa che più temo non è diciamo, l'incoscienza. A me mi preoccupa molto, e vado a dormire preoccupato, del caos, perché il caos lo considero un demone capace di colpirmi in ogni momento, come la roulette, che non sai niente, se non sai se la sparata c'è il colpo o non calpo. Invece l'idea che c'è un disegno intelligente nel mondo, come lui dice, un pensiero esteso di cui l'uomo prende una parte, è cosciente e lo rielabora, mi dà l'idea che se c'è un disegno, c'è una cosa intelligente, io non sarò buttato allo sbaraglio e non sarò in preda a nulla. Poi l'altra domanda che gli ho fatto una volta, anche in un piccolo recensione che ho fatto, gli ho detto: ma un giorno parlerà la filosofia anche del disegno d'amore che c'è nella vita o no? L'amore che il cristianesimo, il buon Cristo Gesù, morendo in croce, ci ha portato, vale qualcosa, oppure dobbiamo sempre razionalmente darci una spiegazione di tutto? E l'amore, dove lo mettiamo, Emanuele Franz? E poi finisco dicendo, Emanuele Franz non è che viene dal nulla, viene il famoso, collegare, è vero, professor Fabbro, la vita umana, la mente umana al cosmo, non è simbolo solamente di un istinto divino che c'è in questa benedetta piccola, umile creatura umana che spazza nell'universo, ma è anche qualcosa che è già stato fatto. Il microcosmo degli greci, che era l'uomo, e il macrocosmo in cui loro ritenevano i greci che si rispecchiassero l'universo nel piccolo
cosmo umano e il microcosmo umano si proiettasse nel macrocosmo. È già stato fatto, vorrei accennare, finisco davvero, anche avendo studiato un po' la medicina cinese non è una medicina, è una filosofia medica. E lì c'è già questo discorso. Lo studio, i cinesi mettono in contatto i polmoni con l'aria, con la depressione, con gli stati d'animo, e così potrei dire tutte le altre cose. Quindi dico, molto bene, questo Emanuele Franza, gli auguriamo che questa sua ricerca continui, che continui a fare questo lavoro anche per noi, ritenendolo che non è un lavoro campato per aria. La filosofia, il senso della vita, la scoperta delle radici fondamentali, delle matrici alte che scendono nella mente umana, sia davvero una definizione. Lui non parla molto di Dio, ma so che lo sente, so che questo è in fondo una quasi naturale riconoscimento di quello che noi sentiamo anche religiosamente. Io ti ringrazio perciò a nome di tutti e invito tutti a comprare un po' il suo libretto, perché con quello lui spaccherà un po' meno legna, pagherà un po' più di metano e starà più al caldo. Arrivederci. No, perché il signore qua, voglio dire, d'accordo, se mi collega anche a quello che dice Franza, un disegno non c'è. Lui ha paura del caos? No, è il caos il generatore di tutto, del bene e del male. Il caos è un generatore di tutto, è un generatore di tutto. Però una parola ancora per Franz, che ha intenzione, mi sembra, di trattare un argomento che aveva, mi richiamo un attimo, un argomento che dovrebbe trattare in un altro libro, l'ultima fra le ultime cose che stava dicendo, perché mi è sfuggito adesso. Volevo dire questo, ragazzi, vi dimenticate tutti, ma forse il neuropsicologo ne sa di più anche, che abbiamo, ci sono tre o forse anche più cervelli. Allora, il cervello più potente che abbiamo e che Franz ha in misura grande è il cervello animale, è il cervello che tiene sotto controllo il dialogo che lui diceva tra fegato e cervello, soprattutto il cervello. Se vuoi stare in salute, abbi pensieri positivi, se ti deprimi ti verrà la malattia, perché il cervello influisce sulla natura umana. Però ecco, attenzione, questo collegamento, ecco adesso mi è venuto tutti i colleghi fra cioè l'essere e quello che sta fuori dall'essere. No, nasce tutto dall'essere, ma non ma dove nasce? Quel multiplo che tu dici nasce dal fatto che c'è il cervello suo, c'è il cervello suo, c'è il cervello suo, c'è il cervello suo, c'è il cervello mio, dite che è baccato, ma insomma c'è. E volevo dire, e questa dà la complessità, cioè quello che si dice. I calciatori, per dire che a me piace un po' il calcio, la squadra di calcio emerge dal fatto che c'è un allenatore e 11 giocatori in campo, ma i giocatori non sono la squadra emerge, e allora lì tu confondi se pensi, e questa emergenza che poi ci ricondiziona, ci ritorna indietro, perché siamo come Tversky, Kahneman e Tversky, che anche il professore Sve, ti invito se non li conosci bene, voglio dire, ti dicono che, e l'hanno dimostrato, hanno preso anche il Nobel, che siamo enormemente condizionati dal nostro intorno, che è continuamente cambiante e in costruzione. Il nostro cervello finiamo da qui, ringraziando ancora il professor Franco Fabbro per questa amabile, dotta e cortese presentazione, dimostrando che si può presentare un libro anche quando non si è completamente d'accordo con le idee dell'autore, anzi questo arricchisce il dibattito, il dialogo che abbiamo avuto qui in biblioteca. Ringraziamo naturalmente Emanuele Franz, che vogliamo anche con un prossimo libro avere di nuovo qua in biblioteca. L'appuntamento è il prossimo mercoledì, parleremo di letteratura, un premio regionale per le antiche vie. Ci sarà Angela Felice.
Felice, mio Vittorio Comina e Paolo Meleossi. Grazie a tutti.